27 febbraio 1989. Muore ad Altenberg lo scienziato austriaco Konrad Lorenz, considerato uno dei fondatori della moderna etologia. Dopo la laurea in medicina, nel 1928, Lorenz continua a praticare soprattutto l'osservazione e lo studio degli animali. Già nel 1937, partendo dallo studio del comportamento delle anatre, elabora la teoria dell'imprinting, che definisce come la fissazione di un istinto innato su un determinato oggetto. Studia i codici di comportamento e i rituali nel mondo animale e compie ricerche sui problemi dell'aggressività. Nel 1949 pubblica il libro di divulgazione che lo renderà celebre, L'anello di Re Salomone. Nel 1955, grazie al sostegno della Max Planck Society, fonda l'Istituto di Fisiologia Comportamentale di Siewesen, in Baviera. Nel 1973 gli viene assegnato il premio Nobel per la medicina, assieme ai colleghi Nicolas Tinbergen e Carl von Frisch. In my morning suit and all, with my face painted white. L'etologo Konrad Lorenz ha oggi 80 anni e ha dedicato tutta la vita allo studio del comportamento degli animali. Nel suo libro L'anello di Re Salomone, Lorenz scrive: le verità dell'universo organico divengono sempre più belle quanto più profondamente si penetra in ogni loro peculiarità. Ed è proprio insensato credere che l'oggettività della ricerca, il sapere, la conoscenza dei fenomeni naturali possa far diminuire la gioia procurataci dalle bellezze della natura. Lo studio del comportamento animale esige una dimestichezza così immediata col mondo animale, ma anche una pazienza così disumana da parte dell'osservatore, che non basterà a sostenerlo il solo interesse teorico per gli animali, se mancherà l'amore. Dieci anni fa Lorenz ha ottenuto il massimo riconoscimento scientifico, il premio Nobel per la fisiologia e la medicina. Ma non per questo, il suo continuo lavoro di ricerca si è interrotto. Se un uomo è onesto come scienziato, la proporzione fra quanto crede di sapere e quanto crede di non sapere varia sempre a suo discapito, a misura che il tempo passa. E più si diventa vecchi, se si cerca sinceramente la verità, più si sa che non si sa niente e che ci sono tante cose che si vorrebbero sapere. E certamente ho più lavoro davanti a me di quanto ne potrò fare nei pochi anni che mi restano, benché io sia fermamente deciso a vivere quanto mio padre, che visse 92 anni.